Ben ritrovati a tutti amici di Slow Wine. Oggi ci troviamo in compagnia di Dario Pieropan, figlio di Nino Pieropan, fondatore di una realtà storica del Soave. Ciao Dario, ben trovato. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qua di fronte a voi. Grazie Dario. Io vorrei subito chiederti di raccontarci come è nata Pieropan e un po' la storia di questa azienda, come si è evoluta dalle origini fino ad oggi. Sì, beh, la mia azienda è una delle aziende più storiche della regione Veneto. È stata fondata nel 1880 da mio bisnonno, Leonildo Pieropan. Anch'io si chiamava Leonildo con mio padre. L'azienda è nata un po' per sbaglio, se vogliamo dire, perché mio bisnonno era un dottore, abbastanza conosciuto qua nella zona. Poi, quando è iniziato ad applicarsi nel mondo del lavoro, alla vista del sangue è svenuto. E quindi lui ha detto, si è guardato intorno, ha visto tanti vigneti, ha detto, perché non iniziamo questa bellissima avventura? E ha comprato 5 ettari, che è il nostro Calvarino, che poi magari ve lo spiegherò meglio. E da lì è nata la nostra azienda, la nostra storia, poi mio nonno ha continuato questa bellissima avventura e poi quando l'azienda è stata presa in mano da mio padre, e lì c'è stata la grande svolta. Sì, che potrei iniziare a raccontarlo, ma ci vorrebbero 2 ore, a raccontare tutto quello che ha fatto mio padre in questi suoi 50 anni di azienda, di attività. È vero, però diciamo per sommi capi possiamo forse raccontare che è stata la persona che ha fortemente creduto nel vino Soave e nelle potenzialità di questo vino. Possiamo dire che mio padre è stato il pioniere della zona del Soave. Ha creduto in una zona che nessuno credeva, perché se parliamo del Soave 50 anni fa, era una zona dove producevano vino di massa, cioè dove non si puntava la qualità. La Garganica che oggi tutti conoscono invece è un altro tipo di Garganica. Oggi ci sono delle aziende che producono un ottimo Soave classico di grandissima qualità, ma perché già 50 anni fa papà ha voluto rivoluzionare tutto il mondo della viticoltura qui a Soave. Ha portato cose che oggi sembrano scontate, però quando si parlava, ad esempio, 50 anni fa di potatura verde, di diradamento, e quindi vedere tantissimi grappolini di uva per terra a luglio, agosto, i nostri vicini dicevano questa persona è pazza, perché non porta l'uva a termine? Una volta non si guardavano queste cose, si guardava solo l'aspetto economico, che vuol dire quantitativo. Quindi il mondo del vino in 50 anni è cambiato tantissimo. E papà è stato un visionario a credere in un territorio, perché questo territorio, se tu lo vivi, ti innamori giorno dopo giorno. È una realtà bellissima, la realtà del suo arte. È vero, è vero. Possiamo dire, noi di Slow Wine conosciamo il Soave bene, da tanti anni seguiamo proprio l'evoluzione vostra e anche di altre aziende, posso confermare quello che dici, è davvero un territorio meraviglioso, anche perché è un territorio di origine vulcanica, no? Quindi tu citavi appunto Calvarino, ci racconti un po' che cos'è? Sì, Calvarino è uno dei due miei crew più importanti dell'azienda, importante in termini di aspetto, in quanto il Calvarino perché rappresenta la storia della mia azienda, perché è uno dei primi appezzamenti già identificati in etichetta dal 71, quindi uno dei primi crew italiani in etichetta, ma come ho detto prima, già dal 1880 di proprietà nostra. È l'emblema della qualità del Soave, con 70% Garganica, 30% di Trebbiano Soave, su un terreno veramente vulcanico. E soprattutto un vino che matura in vasche di cemento da sempre, da più di 120 anni. Quindi ad oggi continuiamo a produrlo in questo modo. Poi abbiamo il Calvarino, come abbiamo anche tanti altri appezzamenti. Noi abbiamo 18 singoli appezzamenti, di cui 16 servono per fare il nostro Soave classico. Certo, che è il cavallo di battaglia, ovviamente, insieme a questi grandi Grazie. crew che hai citato tu. E l'uva che coltivate è principalmente Garganega, come accennavi,
e ci racconti un po' come viene coltivata, con che tipo di impianto e magari anche cosa è cambiato nella gestione agronomica nel corso del tempo per voi. Sì, allora noi crediamo molto nei vitigni autoctoni. Abbiamo solo la Garganica e il Trebbiano di Soave, che sono i due vitigni rappresentativi. Negli anni si è potuto introdurre lo Chardonnay, il Pinot Bianco, il Pinot Grigio, però noi di scelta familiare non abbiamo mai voluto utilizzarli e ad oggi continuiamo a non utilizzarli. Garganica e Trebbiano sono dei vitigni con delle caratteristiche molto spiccate come acidità, ma soprattutto come aspetto floreale bianco, però non hanno delle note marcate come un Sauvignon, come uno Chardonnay, quindi sono vitigni molto molto delicati. E quando un vitigno è delicato è anche molto difficile la gestione della campagna, perché bisogna evidenziare questo aspetto. Negli anni è cambiato molto la viticoltura in campagna, perché noi abbiamo capito che una pianta troppo vigorosa non porta nessun beneficio. Un aspetto qualitativo nel vino, bisogna avere un vitigno leggermente in sofferenza. Cioè è come un bambino che non bisogna dargli troppo da mangiare né troppo poco. E per fare questo devi studiare molto il tuo territorio. Noi facciamo regolarmente analisi dei terreni per ogni singolo appezzamento e facciamo concimazioni ovviamente solo organiche per ogni singolo vigneto, perché questo è molto importante. Una volta si faceva ogni 3 mesi tot, si andava giù di concimazione, perché si pensava che più il vigneto è vigoroso e più si ha un aspetto sano e quindi l'uva è più buona. In realtà gli studi hanno dimostrato che più la pianta è vigorosa, più il grappolo diventa gonfio e quindi non si perde un po' l'equilibrio buccia e polpa, e quindi a scapito di un aspetto qualitativo e anche poi durevole negli anni per il vino. Quindi per noi è diventato molto importante studiare il terreno. Quindi prima si studia il terreno e poi su ogni singolo appezzamento si lavora in modo diverso, quindi mantenendo la pianta meno vigorosa, già dall'inizio. Certo, volevo anche chiederti, all'interno della vostra azienda come sono suddivisi i ruoli? Io so appunto che oltre a te c'è anche tuo fratello Andrea che lavora in azienda e ovviamente c'è la mitica Teresita, la tua mamma, che è ancora super forte. Mia mamma, sempre, sempre. Mia mamma è responsabile, diciamo, responsabile marketing. Grazie anche alla sua chiacchiera e anche perché si diverte a stare con le persone, gli piace fare molto questo lavoro di public relation. Io mi sono laureato in enologia e ho avuto un grandissimo privilegio di lavorare per 20 anni con mio padre in azienda, che è stato per me un maestro, il miglior maestro che potessi avere. Perché 20 anni di lavorare a fianco, ma quando vuol dire proprio anche da cantinieri assieme, per me è stato veramente una gioia. Ecco perché mi sono anche innamorato di questo. Quindi io gestisco l'aspetto della cantina, mentre mio fratello si è laureato in agraria e quindi lui gestisce tutti i nostri 70 ettari nella zona classica del Soave. Quindi diciamo che mio padre ha fatto un ruolo bellissimo perché è riuscito a dividerci i ruoli. Così è possibile anche litigare, perché ognuno ha il suo settore. È una cosa molto importante. Trovare d'accordo in una famiglia è il punto di partenza per diventare grandi. Hai ragione, è veramente un punto nodale, direi questo. E nella gestione agronomica, nel corso del tempo, voi vi confrontate anche con qualche esperto esterno, o non lo ritenete necessario? È una bellissima domanda, perché in realtà bisognerebbe anche confrontarsi all'esterno, però la Garganica, per nostro vantaggio, è coltivata solo qui a Soave. Quindi non ci sono dei punti di riferimento in cui posso dire vado in Francia o vado in Sicilia, vado in giro a studiarmi come si comporta la Garganica. In più il terreno nostro è unico qui in zona del Soave. Quindi siamo stati noi i maestri del Soave, o meglio è stato mio padre a essere tale, e posso dire con umiltà che molte aziende sono venute a vedere che cosa faceva papà. E poi dall'umiltà che lui aveva, che tutti conoscevano, era molto contento
nell'insegnare anche ai nostri vicini. Quindi è stato un gran maestro, lui e gli altri, direi. Ecco. Il contrario, in questi anni non ho visto nulla. Sono stati gli anni a insegnarci, tanti anni, alcuni sbagli, e dai sbagli siamo migliorati anni dopo anno. Certo, quello che dici è vero, perché effettivamente parlando con tanti altri vignaioli, insomma, della zona del Soave, molto spesso ci è capitato di sentir dire proprio no, perché questo me l'ha spiegato Nino, Piero Pan, questo me l'ha raccontato, mi ha detto Nino come fare, Nino mi ha consigliato la macchina da prendere, cioè veramente è una persona che... Perché lui era così. Cioè non aveva nessun segreto. Per lui era, se la zona migliora, migliora anche il suo vino. Quindi non è una lotta, dell'erba del vicino è sempre migliore, in realtà bisogna guardare molto più distanti. E vicino a noi invece bisogna migliorarsi, perché se altri produttori del Soave migliorano, migliora anche l'immagine del Soave. Uno spirito molto francese, mi viene da dire, no? Ascolta, parliamo invece adesso un pochettino della cantina, quindi dello stile di vinificazione, un aspetto che ti riguarda molto da vicino. E come definiresti il vostro stile di vinificazione e se ci sono stati dei cambiamenti, quali sono stati questi nel corso degli anni? Allora, io direi che il mio sistema di vinificazione è tradizionale e moderno. Ossia, siamo nel 2020, quindi la tecnologia noi la continuiamo a prendere in considerazione. Ad esempio, abbiamo introdotto da 15 anni l'utilizzo dell'azoto in tutti i processi, dalla pigiatura, quindi il press sull'azoto, ai travasi, alla decantazione col gorgogliamento dell'azoto. Cioè, per noi mantenere il mosto verde dall'inizio alla fine è un aspetto indispensabile, perché ad esempio quando tu tagli una mela, facciamo una molto semplice, la tagli a metà, dopo 5 secondi la gialla che è diventa subito marrone. Ecco, molti turisti quando vengono in cantina vedono il mosto deve essere verde come quando una mela viene tagliata, cioè deve essere priva di ogni ossidazione. Se tu lasci il mosto anche 10 minuti da solo, diventa marrone. Con questo non vuol dire che è completamente ossidato, però sicuramente si è perso un po' di freschezza. Quindi da lì si parte nello studio della cantina. Quindi anche, vedi, è molto importante l'aspetto quindi tecnologico. Queste cose qua 40 anni fa non c'erano. Con questo non vuol dire che non faceva il vino buono, perché apriamo bottiglie di 30 anni e sono ancora molto buone. Però significa che è molto importante seguire anche la tecnologia. E noi questa c'è molto a cuore, insomma. Ecco. E poi un altro aspetto importante che stavo tralasciando, ma per me è indispensabile, l'aspetto salutare. Noi non utilizziamo solforosa in cantina fino all'imbottigliamento, e appunto grazie a questo utilizzo di azoto, appunto quindi hai un vino molto molto più sano, perché alla fine la quantità di solforosa totale è bassissima e riesce a conservare il vino molti molti più anni senza danneggiare nessuno. Ecco. Quindi possiamo dire che un aspetto della freschezza, la freschezza è un elemento fondamentale che deve essere sempre presente nei vostri vini e che andate appunto preservando anche con questi mezzi tecnologici che ci hai raccontato. Freschezza è indispensabile, sì. Però certo. Per me un altro aspetto importante è anche il vino deve essere anche divertimento e gioia. Cioè quando io assaggio una bottiglia di vino mi devo anche divertire, cioè deve essere, non so se si può dire, il vino deve essere divertente, quindi nella freschezza ci deve essere anche la vivibilità e anche l'aspetto floreale, cioè ti deve dire... È quasi come una festa ogni volta che apri una bottiglia di vino. Ecco, quindi acidità, freschezza, pH basso sono aspetti indispensabili anche per la longevità di un vino. Certo, bella questa immagine che ci hai regalato, bella, effettivamente. Penso che anche noi, il nostro approccio al vino di Slow Wine è proprio così, deve essere proprio gioia e condivisione una bottiglia di vino. E con il vostro vino lo è sicuramente. Grazie.
Sono momenti difficili, guarda, nel Covid, sinceramente, questa intervista sarebbe stata molto più bella farla di persona, però dobbiamo un po' adattarci. Quindi quando uno apre una bottiglia di vino, almeno quei 10 minuti di divertimento ci devono essere. Assolutamente, penso che sia stata per tanti di noi l'unico momento di felicità della quarantena, l'apertura della bottiglia di vino, almeno alla sera, per avere veramente un po' di respiro e di felicità, anche rinchiusi in casa. È la bellezza del vino che ci può fare viaggiare, no? E portarci in questi territori come il vostro, meraviglioso. Ascolta, Dario, volevo anche chiederti questo. Dopo, tu ormai quanti anni è che lavori in azienda? Vabbè, hai detto 20 anni con il papà, insomma, quindi un po' più di 20 anni, possiamo dire. Allora, papà è stato anche un educatore, un grandissimo genitore, oltre che un grande enologo, perché mi ha introdotto nel mondo del vino già a 12 anni. Facevo lavoretti piccolini, ero sempre presente, quindi ho avuto modo di crescere insieme a questa attività qua, ed ecco perché mi sono innamorato anche di questo mondo del vino, di questo lavoro, che tanti miei amici mi invidiano, mi dicono ma non esiste lavoro più bello dell'enologo. In realtà sì e no, perché ad esempio arriva un temporale e noi siamo tutti lì a guardare la finestra e incrociamo le dita perché siamo in balia della natura. Quindi è bello sì, però loro vedono solo l'aspetto positivo, però è veramente difficile lavorare così. Però sai, come la natura dà, la natura toglie, però quando dà ti dà delle soddisfazioni fantastiche. E io sono nel mondo del vino da quando sono laureato al 100%, quindi nel 2003, e negli ultimi anni ero già ben presente in cantina, quindi sono più di 20 anni che lavoro a tempo pieno in cantina. Sì, diciamo che ho fatto le mie prime 20 vendimie, l'ho già fatte. Ho 42 anni, non ne ho tantissimi, però... Infatti, sei molto giovane, è la mia stessa età. Dai, a parte le battute, dopo questi 20 anni di carriera e di vita da vignaiolo, per te e anche per Andrea, tuo fratello, che cos'è che vi fa dire sono felice del lavoro che sto facendo? Allora, per me, come enologo, per me la situazione più grande è quando mi chiamano e mi dicono sai, mi sono sposato con il tuo vino, cioè praticamente mi condivido le gioie delle altre persone e vuol dire che ci sono anch'io, per me è una cosa bellissima. Poi vedo l'espressione delle persone quando aprono una bottiglia di vino, l'assaggiano e li vedo proprio contenti. È difficile trovare un lavoro che dà soddisfazioni così grandi. Anche per mio fratello penso che sia lo stesso. Arrivare a fine settembre, quando l'uva è pronta, vederla completamente sana e dire bene, io ci sono arrivato, adesso tocca a te, per me, cioè per lui penso che sia una bella soddisfazione vedere anche questo, insomma, vedere che è riuscito a fare questo, cioè portare a casa qualcosa di veramente difficile. Come ti dicevo prima, la natura... bisogna interpretarla giorno dopo giorno, quindi non è una cosa matematica, è difficile, è un lavoro meticoloso in cui non puoi sbagliare neanche un giorno, devi seguirlo sempre, non esistono giorni feriali, giorni festivi, sono tutti uguali i giorni, quando il vino chiama tu devi rispondere. È un lavoro che rifarei subito, è un lavoro bellissimo, il mondo del vino. Che bella questa cosa. Come dicevi tu, a causa appunto di questo benedetto Covid non siamo riusciti a vederci di persona, però so che appunto è quasi ultimata la nuova cantina, mi raccontavi, e quindi quando sarà pronta anche noi saremo pronti per venirti a trovare e di nuovo calcare le tue bellissime vigne. Non vedo l'ora di ospitarvi tutti in cantina, finalmente fare una grande inaugurazione e ricevere tutti quelli che vorranno essere curiosi e vedere ciò che facciamo, noi ci siamo. Benissimo, Dario, io ti ringrazio molto per questo tempo che ci hai dedicato e che dire, a presto, a presto in quel di Soave. Ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao. Grazie, ciao.